Ciao amici e amiche di Share Radio, sono qui con Vincenzo e l'onore di Arcimeti Sage. Applauso! Fantastici, che fanno tantissime cose. E iniziamo con Vincenzo, che è il presidente. Ciao Vincenzo, come stai? Era tu. Allora, fate tantissime cose, tra cui palco aperto una volta al mese per il Generation. Lo facciamo una volta al mese. L'ideatrice è stata Eleonora, che ha avuto l'ispirazione mentre era in Francia, e adesso lo racconta bene lei nei dettagli. Grande Eleonora, applauso per Eleonora, festa della donna di questa notte. Niente, palco aperto è un'iniziativa molto semplice, basilare, l'idea è venuta in Francia, ma chiaramente è un'iniziativa che molti propongono ovunque. Semplicemente il locale mette a disposizione della strumentazione base, diciamo. Chi ha intenzione di passare una serata in amicizia, suonando, gemmando con chi è presente, oppure proponendo dei pezzi del proprio repertorio, del proprio gruppo, della propria band, per farsi magari pubblicità o per farsi una data senza doversi mettere in contatto con il gestore del locale che magari va a pretendere, che porti il pubblico e tante altre problematiche che a Milano conosciamo bene, viene qua e suona. Molto semplicemente. Bellissimo, credo che in una zona molto in di Milano, quindi fate una cosa che è un po' un controordine, questa è la cosa divertente, adesso qui uno viene, ci si diverte assieme, una cosa molto easy, più di quello che uno ci si aspetta dalla zona, la zona è ovviamente zona Garibaldi, zona dei locali in di Milano, però è una bella cosa, perché è un momento in cui sembra quasi la provincia, a Milano, c'è cioè un senso positivo, e tu mi guardi... Io ti guardo perché da quando hanno fatto là dietro il bosco verticale, penso sempre che noi siamo gli ultimi dei giapponesi, no? Quella piccola pagoda circondati, abbiamo replicato un bosco verticale interno, come diciamo ai cambiamenti della zona. Grandi architetti e giardinieri dietro, come si può notare, perché è fashion abbastanza hip, non troppo. Ovviamente. Allora, voi fate tantissime cose come Arcimeti Sage, non solo palco aperto, ma fate anche delle cose durante la settimana, durante il giorno. Beh, allora, noi abbiamo una settimana abbastanza densa. Okay. Siamo tutti volontari e le serate si fanno venerdì. Il resto del tempo ci sono corsi, c'è cioè il corso di pizzica, il corso di scrittura creativa, il corso di cinese, che è una figata perché è una roba veramente strana particolare ad attivarla. Il corso, due corsi di teatro quest'anno, il mercoledì e il giovedì sera. Poi facciamo le feste dei bambini, soprattutto i bambini della zona, una volta al mese abbiamo le mamme della domenica, le chiamiamo noi, che vengono qua con i bimbi a giocare. Ospitiamo uno sportello per gli immigrati il martedì sera e due pomeriggio alla settimana abbiamo anche un Alzheimer Caffè, che è un'altra associazione che invece con la dottoressa, una psicologa, eccetera, che seguono gli anziani a rischio Alzheimer, fanno un po' di ginnastica dolce, dibattiti su temi dell'attualità, poi si bevono il test, è una cosa molto... È interessantissimo, anche perché comunque affrontate tantissime tematiche, tantissime sono le tappe dai bambini agli anziani. In questo... Siamo come il welfare svedese, dalla culla alla tomba. Bellissimo, la vostra esperienza, comunque voi siete da quando è nato Arcimeti Sage? Allora, noi siamo aperti formalmente da febbraio 2006, siamo nati, okay. Ovviamente il progetto nasce nel 2005. Tu che sei il presidente, quante cose sono cambiate soprattutto nella zona? Cioè, come la gente ha risposto ad Arcimeti Sage? La zona è cambiata tantissimo. Quando siamo arrivati qua, quasi 10 anni fa, là c'era la stecca degli artigiani, è stata rasa al suolo, c'è un pacchetto di disco verticale. Adesso da un annesso c'è sta piazza Garibaldi, che per carità è una roba super figa, super europea,
del concetto milanese, però rispetto a quello che c'era prima gli si vedevano quartiere molto più grossi, invece adesso è cambiato, è diventato vicino, anche un po' fighetto. Tu che sei giovane, cosa vuoi adesso? No, a me sembra di tu abbia già detto abbastanza, anche perché io sono qua invece da anni, non collaboro con voi da tantissimo tempo. E come ti sei trovata, Leonora? Ma benissimo, cioè io come penso molti dei volontari che lavorano qua, ho iniziato perché una sera c'era bisogno di una mano al bancone, perché c'era una serata un po' popolata, e mi sono divertita da morire, perché comunque un posto in cui ogni sera ricreiamo una vita completamente familiare, quindi senza troppe formalità, senza troppe complicanze. Siamo esattamente l'opposto di Yin, che non è out, ma è mi, è molto mi. Allora, concludiamo dicendo che è importantissimo attivarsi, è importantissimo fare volontariato e far capire che i giovani comunque si impegnano e non solo come ci dipingono molte volte, no? Dicono sempre che noi siamo fannulloni, noi milanesi, noi italiani in generale, invece ci sono tantissimi ragazzi che fanno tantissime iniziative, tra cui Arcimedi Saggi. Io farei un grandissimo applauso, grazie.